bravissima, semplicissima come lei. Allora vi chiedo intanto una cosa un po' particolare. Per le persone che non hanno acquistato ovviamente il CD non c'è la possibilità di farli salire, invece le persone che hanno acquistato la copia del CD, per ogni CD c'è un pass per salire sul palco, fare una foto. Adesso vi spiego un po' la dinamica, funziona così: volete il CD, intanto togliete assolutamente il cellophane, la confezione, perché sennò poi dopo ci mette una vita a... ecco. Dopodiché salite sul palco, venite vicino a lei, che me... siete messe male, eh? Vabbè, no vabbè, però è molto molto carina, quindi lo capisco, vi capisco. Tra l'altro io sono, scusate, prima di darvi le informazioni, sono anche un po' agitata, infatti sono anche... perché lei, quando mi ha vista, ha riconosciuto la principessa artista che faccio io. E io sono emozionatissima perché cioè, ci siamo riconosciute. Ma lei è talmente più famosa di me che... pensate alla semplicità di questa ragazza che vedeva da piccola la televisione. Incredibile. Vabbè, allora, vi spiego, voi salite sul palco, vicino a lei... ci sarà un fotografo molto carino tra l'altro, un bel ragazzo, che si chiama Luca Bellinzona, che vi farà le foto, e questa sera entro le 22 le potete trovare tutte, tutte quelle che scatterà su Facebook, per cui potete scaricarle eccetera. Chi invece da fuori ha una persona che può fare una fotografia, la faccia comunque, però sul palco vicino a lei non portate i cellulari, perché non possiedono, potete fare i selfie, ok? Quindi magari lo potete dare a un amico vicino mentre salite, che magari vi fa la foto, però voi vicino a lei dovete subito guardare il fotografo, che non so dove sarà posizionato, mentre lei vi firma velocemente, poi scendete. Vi chiedo questa operazione un po' veloce, perché se no ci mettiamo veramente tanto tempo. Sono stati dati soltanto 1000 pass, per cui finiti quelli non c'è più la possibilità di salire sul palco, va bene? Allora, con l'uscita di adesso, il suo nuovo CD che è uscito il 27 di novembre, sta facendo veramente un grandissimo successo. Adesso va il singolo Io di te non ho più paura, giusto? Io non ho paura? Io di te non ho paura, però attenzione, se voi guardate sul CD c'è un altro team, c'è un sottotitolo, avete visto? Beh, comunque non importa. Chi è che magari vuole cantare qualche canzone adesso col CD, io arrivo col microfono e voi potete cantare, che lei oggi non canterà. Avete capito comunque l'operazione? Poi, altra cosa importante, chi magari deve ancora acquistare il CD e lo vuole fare, lo può trovare sia da Troni che all'Ipercop, ok? Lì verrà dato un pass e poi potrete poi salire pian pianino sul palco. Queste sono le info che vi dovevo dare. E vi ricordo appunto le fotografie che le potete scaricare su Facebook, questa sera entro le 22, per cui avete tutte le informazioni utili per passare un pomeriggio in musica. Allora, raccontatemi un po', qual è la canzone di questo CD che vi piace di più? Adesso vengo un po', eh? Qual è la canzone? Signora, lei la canzone che... qual è la canzone che vi piace di più? No, la domenica... allora, domenica scorsa io ero qui con la sfilata bellissima dei bambini che hanno sfilato, grazie, c'erano più di 120 bambini che hanno sfilato con tutti i vestiti ovviamente da carnevale, quindi un buon carnevale a tutti. Ecco, non domenica scorsa, martedì grasso. Ma lei, scusi, lei che fa il ciabattino lì, scusi, no? Ma li vede tutti gli eventi, se li becca tutti, non ne può più. Basta. Devo fare la foto? Va bene. Ok, quindi stavo dicendo, quindi grazie a questi eventi straordinari. Poi comunque ne abbiamo fatti altri, abbiamo avuto Francesco Sarcina, che ha avuto un successo enorme. In questa giornata. Però, perché veramente c'è tutti insieme un po', cioè, le voglio sentire cantare queste persone. Allora, volevo capire un po'. Lo so. Cioè, veramente dappertutto arrivano. Conosco grande... i miei polli. Senti, Emma, a settembre arrivi a Milano da Sago, no? Col tuo... Sì.
Il 16 settembre sì, partiamo in tour dal Forum di Assago a Milano e passeremo da Torino il 22 ottobre al Palazzo. Grazie. Senti, quindi tutta questa gente qua ha voglia di avere un autografo del tuo grandissimo nuovo CD. Come sta andando, Emma? La tua grande energia. Guarda, sta andando bene, perché fondamentalmente lo stanno comprando perché a quanto pare ho fatto un bel disco, piace. Bene, tranquillo. Ma era proprio rilassata, ecco. Diciamo. Ma tu sei il tuo grande segreto è questa rilassatezza, questa voglia comunque di esprimere solo musica e nient'altro. Sì, comunque... beh, io sono molto fortunata, faccio un lavoro, tra virgolette, che mi piace, che mi appaga tantissimo. E sono felice che le cose che io creo piacciono a loro. Allora, anche dal mondo delle fiabe, della televisione, un grande grazie, per accompagnarci con la tua musica. Grazie a voi. Va bene, allora, questo è il tuo tavolo, come ci organizziamo? Lo staff? Guarda, noi siamo proprio, abbiamo uno staff abbastanza... Ringraziamo tutti, ringraziamo veramente tutti, sì, perché grazie. Sono veramente dei grandissimi, tutti i tuoi innumerevoli fans. Ma volevamo fargli sentire la canzone cantata da tutti? Allora, la 6, Luciano, la 6, a tutto vogliono fare un... ti hanno preparato una canzone. Non so se la sai, questa qua. Non so se la sai. Mi sembra di conoscerla. Ti sembra?